La sorpresa di Pasqua è in spiaggia tra le onde, visto che gli stabilimenti balneari sono già al lavoro, nonostante i danni delle mareggiate, per aprire la stagione a Pasqua. Sui 133 chilometri di costa abruzzese e nei vari comuni del litorale si cerca di superare le difficoltà. Qui siamo a Francavilla, dove il pontone è in azione per rafforzare le scogliere e contenere l'erosione con i lavori del comune. Riccardo Padovano, SIB Confcommercio, scalpita per una stagione che partirà prima e potrebbe allungarsi ancora di più. Non a caso dobbiamo ringraziare la Regione Abruzzo che quest'anno l'ordinanza ha anticipato i tempi di almeno un mese per consentire poi noi di riaprire l'attività commerciale su tutti gli stabilimenti balneari. A Pasqua, visto che arriva la prima settimana di aprile, siamo l'80% dei stabilimenti balneari pronti ad accogliere i bagnanti. 133 chilometri di litorale e 700 stabilimenti in Abruzzo. Stiamo lavorando anche per avere un personale eccellente. Presso la Confcommercio di Pescara attiveremo un corso di 120 ore per quanto riguarda i camerieri, aiuto cuoco, pizzaioli, barman e 80 ore per lo steward di spiaggia. Chi è lo steward di spiaggia? Una parola in inglese, ma è l'assistente bagnante. Non voglio fare l'avvocato del diavolo. Sì. Immaginavo la domanda. Non sfruttiamo il personale. Però, insomma, Vox Populi, si legge da qualche parte, eccetera. Chi viene assunto attraverso un contratto siglato. Il contratto recentemente è stato rinnovato, ci sono degli aumenti sulle buste paga. Certamente non è questo il problema, non è il costo del personale il problema, è trovare il personale che sia almeno qualificato. Cristiano Di Tommaso dello stabilimento Vittoria Beach di Francavilla vuole vincere la sfida nonostante il suo lido sia stato uno dei più colpiti dalle mareggiate. Rispetto allo scorso anno con il personale va meglio, ci dice, come molti si appoggia alle cooperative di salvamento, ma c'è la mannaia della Bolkestein. Allora, a oggi che parliamo in questo momento noi siamo all'ultima stagione, ok? Poi da gennaio in poi i comuni dovrebbero attrezzarsi per indire le aste. Ci sono delle informazioni, ci sono delle prospettive per quanto riguarda il governo che tenta in tutte le maniere di poter salvaguardare questo settore. Aspettiamo notizie fiduciose, obiettivamente. Padovano, c'è chi dice che questa potrebbe essere l'ultima stagione, mi riferisco alla Bolkestein, lei giustamente fa gli scongiuri. Il 22 di questo mese avremo un'assemblea al Saral, noi puntiamo a una vera riforma sulle concessioni demaniali, quindi quando ci sarà un'evidenza pubblica ci sono diverse cose che vanno riconosciute al concessionario uscente e poi ci possono anche essere strade, project finance, ci dobbiamo sedere al tavolo, dobbiamo scrivere questa riforma a quattro mani, da una parte la politica, da una parte i portatori di interessi.